Abbiamo deciso di fare uno strappo alla regola per la settima tappa del viaggio con Resto al Sud, perché le storie che vi andiamo a raccontare questa volta sono due, vicine territorialmente ma molto diverse tra loro. La regione di riferimento è la Basilicata e la prima impresa che andiamo ad incontrare è quella di Luciano Pergola, una startup innovativa ospitata presso l'incubatore dell'Università di Potenza. Sogno un viaggio morbido. Luciano, dici qualcosa di te e come nasce la tua idea imprenditoriale. Io sono l'amministratore della startup innovativa Bots & Go. Dopo un percorso di studi di giurisprudenza a Roma, sono diventato skipper di barca a vela presso imbarcazioni private. Frequentando i portali online di noleggio imbarcazioni, mi sono accorto che è un settore molto paragonabile a quello di tipo alberghiero. Bots & Go che cos'è e che cosa sarà? Bots & Go è una piattaforma di aggregazione e comparazione delle offerte della nautica online. Compara le agenzie che offrono servizi di noleggio imbarcazione e boat sharing, quindi per chiunque voglia effettuare una vacanza in barca, una vacanza al mare, può utilizzare Bots & Go come unico motore di ricerca per comparare le offerte online senza dover visitare centinaia e centinaia di siti diversi alla ricerca della soluzione migliore, proprio come Trivago nel settore alberghiero. E in futuro, per completare l'offerta per i nostri utenti, vorremmo fare anche un sistema di comparazione della prenotazione dei posti barca online e delle attività nautiche, in modo tale che chiunque voglia organizzarsi una vacanza può farlo da un unico portale. La mia idea è nata a luglio 2018 e vedendo un servizio in televisione sul Resta Sud, sul bando Resta Sud, ho deciso di parteciparvi per poter realizzare questa idea e questo mio sogno. Com'è andata con il finanziamento di Resta al Sud? Sì, dopo la compilazione del bando, Resta Sud è stato fondamentale per trasformare un'idea di impresa in un'azienda vera e propria. Infatti, nel momento in cui mi è stato approvato questo bando, mi sono costituito come startup innovativa, sono riuscito ad entrare nell'incubatore dopo essermi costituito e con il finanziamento di Resta Sud potrò sviluppare sia il sito che l'app. Dopo aver salutato Luciano, ci spostiamo un po' più a sud, quasi al confine con la Calabria. Destinazione Viggianello, piccolo borgo di 3.000 abitanti nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. Nasce qui la seconda impresa che vi presentiamo oggi, il laboratorio di cosmetica di Salvatore e Adil, due amici incontratisi quasi per caso, che per restare al sud hanno realizzato un progetto che sfrutta appieno le loro origini e le loro competenze. Salvatore, tu sei di Viggianello ma studi medicina a Roma. Esatto, studio medicina a Roma per la mia gran passione, medicina cosmetica, che penso che mi darà una grande mano in questa attività che ho aperto qui a Viggianello, dove c'è la mia famiglia e spero di tornare in futuro. Adil, tu invece sei di origini marocchine, la tua famiglia vive a Modena, ma tu hai deciso di investire a Viggianello. Sì, sono nato a Carpi, ho finito i miei studi in Marocco e conseguendo l'università in economia e commercio. E poi ho fatto varie esperienze lavorative un po' in giro per il mondo. Poi, senza volere, il fatto mi ha portato qui a Viggianello, conoscendo il mio socio Salvatore, abbiamo deciso di scrivere questo piccolo progetto che speriamo diventi grande qui a Viggianello. Raccontami qualcosa di più del vostro progetto. Noi lavoriamo in olio di argan di qualità superiore grazie alle conoscenze linguistiche e del territorio di Adil. Importiamo l'olio direttamente dal Marocco, lo lavoriamo, lo imbottigliamo, ci occupiamo del packaging e lo vendiamo al privato, alla grande distribuzione e all'e-commerce. Come avete utilizzato il finanziamento di Resto al Sud? Grazie a questo finanziamento in parte a fondo perduto ci ha aiutato ad acquistare la materia prima nel paese d'origine, ci ha aiutato a ristrutturare il locale, ci ha aiutato a comprare i macchinari per produrre e confezionare l'olio. A questo punto siamo alla ricerca di nuovo personale per formarlo e dargli una nuova opportunità di lavoro. Abbiamo questa struttura ecosolidale perché offriamo del lavoro qui in questa zona che è Viggianello e offriremo anche del lavoro assolutamente nel paese d'origine, cioè il Marocco. Quindi cercheremo di fare questa filiera ecosolidale ed aiutare assolutamente queste persone a trovare uno sbocco professionale in futuro. È ora di andar via. Tornando a casa, pensiamo a come Resto al Sud sia capace di coniugare tradizione e innovazione e sostenere imprese che guardano al futuro, ma con un occhio anche al passato, adattandosi quindi perfettamente al tessuto imprenditoriale del nostro mezzogiorno.